Benvenuti al Punto, la trasmissione di approfondimento politico e amministrativo dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Come sempre con i consiglieri regionali, i nostri ospiti in studio cerchiamo di approfondire gli argomenti di attualità e soprattutto eh, quelli su cui si sta discutendo all'interno dell'Assemblea. Partiamo con una mozione eh, che unitaria che è stata approvata nell'ultima seduta del Consiglio regionale. Vado a presentarvi chiaramente gli ospiti. Prima della domanda, benvenuto a Raffaele Nevi di capogruppo Buonasera. di Forza Italia, presidente del Comitato di Monitoraggio eh, sul, e Vigilanza sull'amministrazione regionale e benvenuto a Carla Casciari del Partito Democratico che è vicepresidente del Comitato Buonasera. di Monitoraggio e Vigilanza sull'amministrazione regionale. Tra l'altro, questa sarà una domanda nel corso della trasmissione, è stata presentata una relazione sull'attività del comitato proprio nell'ultima seduta dell'Assemblea legislativa, quindi chi meglio del presidente e vicepresidente possono raccontarci eh, soprattutto commentare quello che è emerso dal lavoro eh, dell'ultimo anno e mezzo, mi pare, come tempi siamo lì. Allora, diciamo della mozione unitaria sui trasporti alta velocità, alta velocità sottolineata da tutti come, una delle, eh, come uno dei passaggi più importanti per il rilancio dell'economia umbra, quindi la connessione a questo servizio importantissimo. È una mozione unitaria che ricomprende quattro diverse mozioni eh, del Partito Democratico, della eh, Movimento 5 Stelle e di Ricci del gruppo Ricci Presidente. Eh, in estrema sintesi eh, sono state quindi riportate le varie proposte che sono l'arretramento dei Freccia Rossa 1000 d'Arezzo a Perugia verso Milano, un nuovo servizio Freccia Terni eh, Perugia-Milano con transito a Spoleto, Forigno Assisi, fermata del treno Freccia Bianca a Spoleto e rafforzamento di orari e collegamento dei Freccia Bianca stesso nell'asse Romaterni. In estrema sintesi, andiamo eh, a sentire i nostri ospiti. Carla Casciari è stata firmataria della prima mozione che è quella dell'arretramento dei Frecciarossa da Arezzo a Perugia. Ecco, come, come definisce questa, questa scelta e soprattutto questo impegno che avete dato alla Giunta? Sì, grazie, intanto buonasera. Eh, credo che ci sia stato diciamo, un lavoro mh, molto politicamente mh, diciamo, molto esteso che è andato e ha coinvolto tutte le forze politiche per superare un po' l'isolamento dell'Umbria, questo credo che sia il tema principale che la mozione unitaria ha voluto portare. Eh, un'attenzione che ehm, diciamo, ha posto eh, quello del collegamento ferroviario dopo diciamo, un, dei passi avanti rispetto all'apertura eh, della mh, Foligno Civitanova e anche eh, insomma, della, diciamo, di un'attenzione un eh, ai collegamenti viari eh, quello di, una, di uno sforzo ulteriore per collegare meglio l'Umbria al punto di vista ferroviario eh, siamo una regione di mezzo, scontiamo eh, diciamo, l'esclusione dalle direttrici principali. Eh, la mozione che ho eh, sottoscritto intendeva diciamo, percorrere forse la via più facile e, e, e più immediata, quella eh, di far arretrare un, un Freccia Rossa 1000 che attualmente dorme, così tecnicamente si dice, all'Arezzo, quindi con partenza alle 6.11 di Arezzo farlo invece dormire a Perugia e, e quindi garantire così il collegamento eh, veloce da Perugia passando per Arezzo fino a... A Milano eh, di questo treno che è già in essere, quindi una soluzione veloce, pronta, eh, che è anche percorsa, eh, come ha ricordato l'assessore, eh, è stata già percorsa dalla giunta regionale, quindi diciamo, già sono iniziati eh, il, il, diciamo, il, um, così, la discussione con Trenitalia per far arretrare eh, questo treno. Eh, certamente eh, la, diciamo, la modifica della nostra mozione in senso inclusivo eh, rispetto alla eh, soluzione invece che si è prospettata, che è quella di un collegamento tra diciamo, un mix tra eh, presenza più forte delle freccia bianca e eh, estensione eh, del percorso delle freccia rossa anche in altri eh, territori, sarà un po' più difficile da attuare, ma certamente vuole evidenziare uno sforzo collettivo di superare queste criticità di collegamento. Allora, eh, questa mozione unitaria, oltre ai promotori insomma, delle varie mozioni, è stata firmata anche dal capogruppo della eh, Lega Nord eh, Fiorini, oltre che da Marco Squarti e i Fratelli d'Italia. Non c'è la firma di Raffaele Nevi che nel suo intervento è stato anche abbastanza critico no, su, questa, su, questa, su questo documento. No, ma io alla fine l'ho votato, però. Ho rimarcato un fatto, cioè noi siamo l'assemblea legislativa de, dell'Umbria e mh, presentarsi con eh, diverse mozioni eh, che parlano di cose molto diverse e alla fine appiccicare nella mozione finale, nella risoluzione finale, eh, le, le tre mozioni non mi sembrava il massimo della serietà. Eh, mi sarei aspettato un lavoro di approfondimento maggiore, tra l'altro, c'era stata anche diciamo, da questo punto di vista. Eh, una iniziativa dei gruppi di centrodestra per chiedere un approfondimento in commissione, ma non è stato eh, possibile eh, perché perché noi non abbiamo solo il problema del collegamento all'alta velocità. Noi abbiamo un problema infrastrutturale, nel senso gli investimenti in infrastrutture, cioè i treni passano dove ci sono le eh, infrastrutture giuste e adeguate. Noi in questo momento abbiamo purtroppo un disastro infrastrutturale dovuto alla mancanza assoluta, mi dispiace eh, dirlo ma purtroppo ormai è sotto gli occhi di tutti gli umbri, di un peso eh, importante dell'amministrazione regionale sui tavoli nazionali cioè, l'ho detto anche in altre occasioni, ai tempi della Lorenzetti si poteva criticare c'è cioè, stati grandi scontri eh, tra noi e la Lorenzetti però indubbiamente eh, in quegli anni eh, si è andati avanti nella realizzazione di importanti Infrastrutture, eh, per parlare delle questioni appunto relative al trasporto ferroviario, in quegli anni c'era anche il governo Berlusconi, si collaborava nell'interesse dell'Umbria e abbiamo inserito diciamo, il raddoppio eh, della tratta Foligno-Spoleto-Terni, eh, sì, Foligno eh, che è una strozzatura eh, incredibile, e eh, poi eh, invece purtroppo eh, non, non si è potuto andare avanti, c'è tutto il tema dei. Pendolari che non viene affrontato adeguatamente, cioè, se no si rischia veramente di parlare che tutto il problema dei trasporti della nostra regione è l'arretramento del Frecciarossa. Da, da, a, da Arezzo a Perugia che per carità è una cosa buona, importante, magari venisse domani mattina però dopo bisogna anche costruire le condizioni affinché a questo eh, meccanismo si agganci tutto il resto della nostra regione e quindi costruire insieme a Trenitalia delle proposte che possano anche fare in modo che quell'arretramento del Frecciarossa che tra l'altro penso costerà anche abbastanza alla nostra regione sia un'opportunità per tutta la regione e non solo eh, per la città di Perugia, perché altrimenti eh, rischiamo che, eh, di far diventare il Consiglio regionale il Consiglio comunale di Perugia o di Spoleto o di Terni. Qui serve un disegno complessivo, un ragionamento complessivo e soprattutto un peso politico diverso nei tavoli che contano a Roma, alla conferenza Stato-Regioni e, nella, e nel, nel rapporto tra la regione Umbria, il Ministero delle Infrastrutture e eh, Trenitalia, che poi è eh, l'azienda la, la, che garantisce il servizio. Allora, eh, Casciari Nevi fa un discorso, dice, facciamo un discorso complessivo, mettiamo dentro tutto e ragioniamo su questo, lei è d'accordo? Ma sicuramente quanto eh, diciamo il consigliere di nevi fa riferimento a un'epoca ormai diciamo, trascorsa e passata, l'avere ottenuto dal governo intanto i 53 milioni per la ristrutturazione della. FCU credo che sia in questa fase storica. Un punto di ripartenza importante per fortificare anche una rete interna che permetterà anche quei collegamenti, penso al tratto eh, diciamo al collegamento fondamentalmente con Roma perché anche questo eh, è un tema che è sulla dall'alta velocità ma che comunque è una contingenza di molti, di molti pendolari, eh, sta già sul piatto e già finanziato. Quindi mh, diciamo sicuramente eh, percorrere le vie più brevi, lo ricordo che eh, la stazione Medio non è stata accantonata, c'è ancora eh, una sul tavolo, appunto, eh, così come eh, poi votato, eh, credo anche dal Consigliere Nevi sul piano dei trasporti a, a, a inizio 2015. Eh, L'idea appunto di fortificare ancora i collegamenti con una stazione eh, che possa di alta velocità che possa servire meglio l'Umbria ma il percorso, eh, uno dei percorsi eh, più facili, lo ha ricordato anche l'assessore, è quello intanto eh, diciamo così, di trattare sull'arretramento del Frecciarossa di Arezzo eh, che poi potrebbe essere anche il primo punto di partenza per la Medietruria perché comunque quella è la tratta. Eh, quindi mh, non vedo poi certamente diciamo, la fase storica, non è quella degli anni 90, neanche quella forse degli anni 2000. Ehm, però credo che la presenza eh, de della regione sul tavolo nazionale ci sia e, e il finanziamento poi della ristrutturazione appunto ex FCU mi sembra che sia un punto un fermo. Sui, ero, no? Sì, sì, e poi cambiamo argomento. Un altro giorno poco prima di iniziare il consiglio regionale in cui si discuteva questa cosa su sul trasporto ferroviario sono stato raggiunto da telefonata di un importante amministratore eh, della zona di Spoleto, della Valnerina eccetera, in cui mi dice guarda che noi siamo tutti sindaci d'accordo, stiamo facendo una mozione coordinata tra diversi comuni, anche nella provincia di Terni abbiamo chiesto e ottenuto già il consenso da parte di molti sindaci, nel Lazio si sta, sta venendo fuori un una proposta coordinata, eccetera, eccetera, perché vorremmo che il Freccia Rossa si fermasse ad Orte e quindi facciamo una richiesta in cui c'è Regione Lazio, Regione Umbria, eccetera. Ecco, cioè. Eh, nel senso, qui in questa regione ognuno va per conto suo perché la regione non fa il suo mestiere, che è quello di contemperare le esigenze, costruire una proposta seria, credibile, fattibile e poi andare anche a costruire il consenso eh, con le regioni limitrofe e poi cercare di incidere col ministro eh, su Trenitalia. Allora il metodo è importante perché, se no, qui veramente facciamo. Una cosa alla volta a seconda delle esigenze anche un po' elettoralistiche eh, che vengano avanti, e ecco, l'altro giorno eh, dicevamo che in campagna elettorale nel centro sinistra a Todi eh, c'era qualcuno che diceva: Vabbè, con la ristrutturazione della, della linea del FCU facciamo passare un frecciarossa per Todi, cioè, dopo vengono fuori i mostri. Insomma, no? cioè, ecco, noi abbiamo bisogno veramente di un disegno strategico di lungo periodo serio e credibile e poi su quello però dobbiamo chiedere l'attenzione del governo nazionale in 15 secondi chiudiamo l'argomento ha fatto delle proposte Nevi no? ha ribadito quello che diceva prima del resto Ma è d'accordo con lei dire. No, io no. no sicuramente i campanilismi li dobbiamo non servono, abbandonare certo. non servono, andiamo verso fondamentalmente su alcuni temi le macro regioni, quindi certamente la strutturazione della rete ferroviaria deve essere anche condivisa. Credo che la Media Etruria, l'idea di una stazione condivisa sull'alta velocità con la Toscana, andava in questo senso. Certo, quindi certo. certamente noi campanilismi, no, eh, le singole diciamo, posizioni eh, diciamo, localistiche, eh, certo è che Perugia e Terni esprimono un bacino di utenza eh, superiore ad altri territori. Su questo eh, Abbiamo lasciato molto spazio a questo argomento perché chiaramente lo merita, eh, perché è importante e fondamentale, possiamo dire, anche per eh, l'economia, eh, per il PIL della regione e attacchiamo proprio all'economia all eh, quello che è accaduto quasi un anno fa in Valnerina, cioè il sisma, il terremoto, eh, quindi con possiamo dire un quasi blocco del turismo per la paura e tutto quello che volete, insomma, dopo questo evento. Sembra che stia ripartendo piano piano i numeri che arrivano, soprattutto da Spoleto, in occasione del festival in questi giorni, sembrano eh, abbastanza eh, positivi ed importanti. Allora parliamo però della situazione attuale della ricostruzione ormai del post-terremoto, del riconoscimento del danno indiretto e via dicendo. Parto da Nevi. Ah, e ormai sulla ricostruzione mi pare che ci sia sotto gli occhi di tutti il fallimento più totale eh, del, del governo Renzi e poi Gentiloni, insomma sette mesi tutti dentro le casette, Sono pass è passato un anno, adesso siamo all'undicesimo mese più o meno eh, dal sisma e purtroppo abbiamo, mh, e l'Umbria sta più avanti di altre regioni, neanche ne la metà delle casette installate. Allora, il problema è molto serio. Ci apprestiamo a fare eh, il prolungamento del CAS, cioè dell'autonoma sistemazione, eh, cioè, mh, hanno sballato completamente tutto quindi eh, c'è ancora il problema delle macerie, solo pochi giorni fa la VUS è stata. Incaricata di eh, trasportare via le macerie. Cioè a tutti appare chiaro che eh, purtroppo, eh, quando ci sono le emergenze, eh, le leggi non possono essere quelle delle stagioni ordinarie e quindi bisognava capirlo in anticipo che questo avrebbe portato a un allungamento spaventoso eh, dei tempi di, di, per rispondere alle esigenze di questa povera gente e andava fatta eh, diciamo anche eh, un po' di critica, diciamo. invece qui siccome il governo è amico, siccome si ha, ha paura c'è paura di Renzi e delle cose di criticare eccetera, allora tutto tace e purtroppo chi ne fa le spese sono i poveri cittadini che, che ancora eh, sono in condizioni ne, negli alberghi eh, pur, purtroppo in condizioni molto disagiate e soprattutto chi ne fa le spese è, sono quei territori dove eh, purtroppo eh, chiaramente eh, io l'altra sera sono stato a cena a Norcia per festeggiare il compleanno di mia moglie ho, ho scelto Norcia. Eh, L'unico ristorante aperto a Norcia e, e purtroppo c'era il deserto perché chiaramente eh, la situazione è più o meno eh, quella di un anno fa. Anche se ripeto, eh, il sindaco, i sindaci, insomma, soprattutto quelli umbri sono stati molto bravi, l'Umbria è un modello anche questa volta rispetto al disastro del Lazio, delle Marche, che è veramente un'apocalisse ancora, e non c'è. Praticamente nessuna differenza rispetto all'anno fa. Quindi, ecco, io penso che l'Umbria ha le carte in regola per sbattere un po' i pugni sul tavolo e per dire: eh, insomma, yes. cambiamo questo modello. Allora, eh, Carla Casciari, insomma, ha dipinto un quadro per niente bello. È pessimista bello, insomma, eh. il consigliere Nevi, no, però alla fine l'ha detto. Insomma, comunque la regione Umbria, è uscito un articolo non, non certamente non prodotto, ma eh, sul Corriere della Sera qualche settimana fa, appunto di raffronto tra le regioni. Le difficoltà ci sono state, vorrei ricordare che si sono assommati due eventi sismici, perché quello che è successo a ottobre ha cancellato... Anche le verifiche che, eh, che erano in corso negli edifici relativamente al sisma del 24 agosto, quindi due eventi sismici che hanno replicato anche eh, diciamo, l'impegno tecnico sulle, eh, sulle verifiche eh, degli edifici. Certamente i livelli eh, diciamo, gestionali non sono quelli del terremoto del 97, questo ha messo in difficoltà anche i tecnici, i comunali, i sindaci, cioè i, livelli, eh, i tre livelli eh, del appunto, il commissario Errani, i vicepresidenti, i, i vicecommissari regionali e poi le amministrazioni locali. Eh, non, che sono dovuti un po' anche alla estensione del fenomeno che ha coinvolto eh, diverse regioni e che ha eh, diciamo costretto, forse fortunatamente, perché poi alla fine questo traina anche altre regioni che sarebbero state in ulteriore difficoltà, eh, ha complicato un po' i percorsi burocratici. Mi pare che però l'Umbria, eh, in questo quadro, sia la regione che, come ricordava il consigliere Nevi, ha consegnato già la metà delle casette. Certo. Già, sì, no, sì, 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 ma non sì. È, però non già diciamo metà già, che le promesse erano che sette mesi facciamo, erano consegnate tutte le caselle. Io sono stata in, no, perché, in silenzio diciamo alle sue diciamo, eh, esternazioni, quindi eh, naturalmente c'è un'attenzione politica, il danno indiretto che una mozione dell'Assemblea Legislativa diciamo, ha sostenuto è stato accolto dal governo, non era così scontato anche fuori dal cratere rispetto eh, ai danni che purtroppo Purtroppo, una comunicazione forse un po' mh, iper, uh, un'iperattenzione su questi temi ha creato qualche allarmismo di troppo anche nei territori eh, nei quali poi le conseguenze dirette del sisma non ci sono state. Quindi il turismo ha risentito di quest'eco eh, diciamo un po' sensazionalistico che eh, in qualche diciamo, caso è stato eh, esasperato. Quindi, eh, però negli errori comunicativi diciamo si impara anche poi eh, certamente l'attenzione La cer eh, mediatica ci ha aiutato anche essendo una piccola regione eh, diciamo eh, a essere al centro anche eh, del percorso sia di emergenza ma anche nel percorso della ricostruzione dobbiamo correre perché però, a me quello che spaventa è che noi eh, cioè una, una suefazione a, e, e così un fatalismo rispetto al fatto che non ce la facciamo e che, beh, cioè in questo modo la gente si imbestialisce perché se la politica fa una promessa la deve mantenere, perché se no perdiamo credibilità tutti quanti noi, lì c'era eh, il Lamarini il pres Zingaretti e quell'altro non mi ricordo neanche come si chiama, eh, che hanno detto no, cioè sette mesi tutti dentro le casette, cioè noi saremo alla prossima estate, cioè questa, eh, in grado di assicurare una casa stabile e sicura eh, per tutti quanti. Ce ne sono la metà in Umbria, ce ne sono il 5% in altre regioni. Cioè, ma questo, in un paese normale, eh, dovrebbe, paese cioè, dovrebbe se c'era Berlusconi. C'erano ah, 5 sì, milioni di persone in piazza, c'era 10 milioni di persone in piazza, ma, ma, ma se la rimpiangono in parecchi eh, l'Aquila. Ma sarebbe un argomento molto da, da esteso: l'Aquila non, 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 eh, non è ripartita così. Diciamo. Ma la gente dopo tre mesi stava Bene. dentro una casa sicura e, Bene. e, Bene. e eh, confortevole. Due argomenti sui quali è una domanda diversa: eh, due argomenti sui quali state particolarmente come dire, eh, sul pezzo, diciamo così. Carla Casciari anche attraverso una interrogazione parla dei servizi di prima infanzia, soprattutto di asili nido, poi invece con Nevi parliamo dell'area ambientale complessa di Terni con un tavolo convocato dall'assessore. Due argomenti diversi perché poi l'ultima domanda ve la faccio sul comitato di monitoraggio, siete Presidente e Vicepresidente. Allora, Casciari, eh, lei punta molto. No? Lei viene dall'assessorato ai servizi sociali, chiaramente nella passata legislatura. Lei era vicepresidente della regione e aveva questa delega importante del, del welfare, del sociale, insomma. Adesso lei sta monitorando attentamente questi servizi della prima infanzia. Sì, beh, ehm, sicuramente ho ereditato una, diciamo, una politica regionale nei precedenti nel precedente quinquennio che ha fatto molta attenzione ai servizi della prima infanzia. Abbiamo una legge eh, in, che, in, che integra tutti i servizi. Pubblici e privati del 2005, quindi siamo stati una regione pioniera. Eh, ho raccolto anche queste eredità eh, nella precedente legislatura con grossi investimenti a sostegno delle famiglie e a sostegno delle strutture pubbliche e private. <coughs> eh, purtroppo per la prima volta il Comune di Perugia si è verificato un fatto che non era mai successo, quello che eh, a oggi i genitori non sanno dove oggi che è il 13 luglio dove i bambini potranno frequentare il proprio nido eh, e questo è un tema diciamo che ha scosso un po' soprattutto la città di Perugia è legato eh, fondamentalmente è un, un, un immobilismo eh, della giunta comunale di Perugia che non ha dato spiegazioni su perché queste iscrizioni non si aprissero. Sono iscrizioni solo online, quindi potrebbero mettere in difficoltà alcuni eh, genitori e soprattutto mettono in difficoltà le educatrici perché non sanno quale sarà il proprio futuro. Quindi su questa, questa scelta legata probabilmente, poi il sindaco deve ancora... Diciamo, rispondere a, al fatto che non ci siano le autorizzazioni che rilascia eh, il comune, quindi è un tema un po' delicato. Eh, è iniziato un confronto dopo l'interrogazione tra eh, l'assessore regionale e soprattutto il Comune di Perugia che è il comune che diciamo difetta un po' di più da questo punto di vista. Eh, per capire eh, diciamo, come, come procedere, però ehm, ripeto, eh, questo della prima infanzia, i servizi di conciliazione credo che siano un pilastro e credo che in questo anche il consigliere Nevi eh, sia d'accordo eh, per garantire non solo un welfare eh, diciamo, di comunità ma anche per garantire Politiche di sviluppo nuovo che riguardano le nuove generazioni allora. e le famiglie con bambini. L'assessore regionale Cecchini ha convocato Nevi per il prossimo 20 luglio il tavolo, il, Terni, il tavolo per il riconoscimento di Terni come area ambientale complessa. Lei ha definito questa giornata storica. Sì. Eh? Secondo me sì, perché fino ad oggi la questione dell'ambiente e della salute della Conca Ternana, che è una questione vera e importante. Eh, è stata un po' derubricata a fatto locale, a fatto che riguardava il comune, l'ASL locale, l'ARPA locale, eccetera. Ecco, per la prima volta nella storia siamo riusciti, diciamo, ascoltandoci reciprocamente, a costruire quella famosa risoluzione dell'8 di maggio unitaria. Tranne l'astenzione, ehm, appunto, del Movimento 5 Stelle, che tra l'altro su questo tema è molto, diciamo, eh, critico, come sappiamo, eccetera, eh, e eh, in quella mozione eh, c'è definito un percorso che partirà il prossimo eh, 20 luglio eh, in cui innanzitutto ci sarà un tavolo in cui mette insieme coordinato da due assessori regionali all'ambiente e alla salute, che mette insieme eh, tutti i gruppi politici, tutti i parlamentari nazionali, tutti i parlamentari europei, eh, per cercare di eh, fare in modo che eh, finalmente a livello nazionale, anche forse europeo, si riconosca Terni come un'area ambientalmente complessa e su questo, sulla base di questo presupposto e di questo riconoscimento si costruisca un piano. Più importante rispetto a quelli che sono già in essere, perché c'è già qualcosa che sta andando avanti: eh, che preveda studi, analisi e azioni concrete per cercare di rispondere a un problema che i cittadini percepiscono come insieme al lavoro il problema più importante eh, che c'è nella, nella nostra città, per il futuro della nostra città. Insomma. Ecco, quindi eh, è per questo che l'ho definita storica e, e eh, ringrazio l'assessore Cecchini. E così apriamo l'ultima, gli do l'assist per l'ultima domanda, che finalmente ha una delibera, sta attuando una deliberazione allora, eh, eh, del Consiglio regionale. Il eh, Comitato di Monitoraggio e Vigilanza eh, eh. sull'amministrazione regionale chiaramente si occupa di questo, sull'applicazione di quanto viene deciso in Assemblea le clausole valutative insomma in particolar modo oltre ad altre situazioni come audizioni su vari argomenti delle società comunque legate alla regione. Se posso, se posso. Abbiamo un minuto e trenta? Non un so minuto, minuto e trenta, tra l'altro vorrei dare atto della, della splendida collaborazione e della correttezza anche della consigliera Casciari con la quale abbiamo iniziato un percorso. Ci siamo resi conto che in questa regione facciamo molte leggi, molti regolamenti, molti atti e poi spesso questi non vengono attuati. Allora, eh, abbiamo uno strumento per la verità poco mh, diciamo, utilizzato dalla politica in passato eh, e anche poco conosciuto dalla stampa, eh, tant'è tant vero che sto pensando anche, ne volevo parlare. Eh, lo, lo, lo faccio pubblicamente con la consigliera Casciari di fare una conferenza stampa proprio per spiegare eh, a cosa serve il comitato e che cosa ha prodotto in questo anno e mezzo. E ci siamo resi conto che il problema esiste, cioè che molte leggi e regolamenti non sono attuati. E, e quindi ecco, la, 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 mh, abbiamo eh, costruito questa relazione eh, in modo anche questo, eh, abbastanza eh, condiviso, eh, per cercare di Spinge la Regione ad attuare e anche a valutare le politiche che mettiamo in campo. Questa è una cosa fondamentale, sulla quale, tra l'altro, si svilupperà il futuro, la futura diciamo, missione principale dell'Assemblea legislativa, perché sarà sempre, ci sarà in futuro sempre meno necessità di fare nuove leggi e ci sarà in futuro sempre più la necessità di misurarle invece l'efficacia e per poi modificarle, migliorarle eh, e, e rendere gli strumenti sempre più efficaci. Chiudiamo con lei su questo argomento. È, è Un'attività sì. molto importante. quella Sì, del comitato, è stato quindi. un lavoro costruttivo, la Giunta ha recepito anche un po' le sollecitazioni che erano state fatte, sono arrivate le famose clausole valutative che sono quelle che ci riportano un po' gli effetti della le delle leggi, eh, l'efficacia delle leggi, certamente eh, è cambiata anche rispetto al quadro socio-economico, rispetto, come ho detto prima, a pochi anni fa e quindi ci sarà sempre più necessità di fare una manutenzione anche delle leggi, per fare la manutenzione c'è bisogno di conoscere cosa è andato e cosa non è andato, è un po' il compito del della Commissione di monitoraggio, del Comitato, sarà proprio questo, di, eh, di fare una valutazione più attenta anche con strumenti nuovi che eh, diciamo, chiederemo e cercheremo di strutturare dal punto di vista eh, di competenze eh, che ci permetteranno di essere politici più attenti. Non abbiamo tempo, avevo altre domande, soprattutto a livello politico, ma purtroppo non abbiamo più neanche un secondo da poter sfruttare. Grazie a Raffaele Nevi, grazie. capogruppo di Forza Italia e presidente del comitato di monitoraggio dell'Assemblea legislativa, Carla Casciari del PD, vicepresidente del comitato di monitoraggio. Grazie per essere stati con noi, grazie anche per averci seguito eh, ai nostri telespettatori. L'appuntamento alla prossima settimana.